Intanto grazie, come ha detto Manuel, a tutti voi di essere qui, anzi Francesco, vabbè, Francesco e Manuel sono una stessa cosa perché sono una coppia straordinaria. Allora, l'Associazione Radicale Certi Diritti ha deciso di aderire e partecipare a questo evento dando tutto il supporto che questi due matti hanno deciso di promuovere e di fare qui oggi. Si sente bene? E quando Francesco mi disse alcune settimane fa che voleva fare un'iniziativa di questo genere, voleva iniziare uno sciopero della fame per vedere riconosciuti i suoi diritti, io ho avuto subito due reazioni. La prima, ho detto, ecco un altro matto, e infatti sono due matti, ma sono matti come lo era Rosa Parks, come lo sono tutti quelli che credono nel diritto, credono nella democrazia, credono nella non violenza e credono che le leggi ingiuste o neanche leggi ingiuste, perché la legge che impedisce un matrimonio alle persone dello stesso sesso neanche esiste, e ritengono che per superare queste ingiustizie, anziché andare a sfasciare le vetrine o a fare atti di violenza come siamo abituati a vedere e a sentire, hanno deciso di iniziare un'iniziativa non violenta nel tipico stile di coloro che mettono fiducia e credono di poter cambiare in meglio questo mondo. Ecco perché noi siamo qui a sostenerli, siamo qui a dare loro una mano, perché la loro follia è anche la nostra follia. E se noi non avessimo questa speranza, la speranza di migliorare questo paese, che è l'unico paese che in Europa, invece di andare avanti insieme all'Europa, va indietro, è l'unico paese che non prevede neanche la mediazione della mediazione della mediazione del Pax, è l'unico paese che ha una classe politica quasi totalmente, quasi tutta genuflessa ai voleri del potere vaticano, totalmente genuflessa ai suoi interessi, totalmente ripiegata e contorta sugli interessi ideologici e fondamentalisti che la caratterizzano. Purtroppo questo è il paese che non riesce a fare un passo avanti in materia di diritti civili e di diritti umani. L'Italia è l'unico paese in Europa che riceve condanne di tutti i tipi per il mancato rispetto delle sue stesse leggi. L'Italia è uno degli ultimi paesi in Europa riguardo la libertà di informazione. L'Italia è uno degli ultimi paesi ad aver fatto solo negli ultimi 4-5 anni leggi che riguardano la tutela e la difesa delle minoranze. Ci sarà un motivo. Una qualsiasi democrazia, un qualsiasi paese civile dovrebbe farsi carico delle istanze e delle richieste che parte della società chiede. Chi va al governo deve governare tutto il paese e non può governare solo quelli che lo hanno votato. Un governo che sta al potere in una democrazia deve saper governare ciò che i cittadini chiedono loro. Non possiamo continuare a ignorare e a non dare conto di quello che una parte della società chiede alla classe politica, e questo è il motivo per cui noi siamo qui, questo è il motivo per cui sosteniamo la lotta di Francesco e di Manuel. L'Associazione Radicale Certi Diritti ha lanciato 2 anni fa una campagna che si chiama di affermazione civile, che si ispira alle lotte non violente degli anni 50 di Rosa Parks e di Martin Luther King, di Milk, e cioè prevede una forma di disobbedienza civile, cioè la richiesta delle pubblicazioni per il matrimonio per le coppie dello stesso sesso, e quando il comune oppone il diniego le coppie fanno ricorso. Cioè si usa la via legale come risposta all'ignavia, all'indifferenza della classe politica, che è totalmente incapace di fare appunto legge di civiltà. Questa è una campagna, quella di Francesco Di Manuel, che si inserisce in questa campagna di affermazione civile, che prevede, una volta opposto il diniego da parte dei comuni, il ricorso nei tribunali. Grazie a questa campagna in 4 città, in 4 tribunali, in 2 tribunali e 2 corti d'appello, i magistrati, i giudici hanno stabilito che i ricorsi avevano un fondamento giuridico, cioè hanno detto quello che voi dite riguardo il richiamo all'articolo 3, all'articolo 29 della Costituzione ha un fondamento, avete ragione, se non in tutto, parte del ricorso ha un suo fondamento giuridico.
Quindi rinviamo alla Corte Costituzionale la decisione e da 2 anni, grazie a questa campagna, la Corte Costituzionale è ora chiamata a rispondere a 4 rinvii, non di 4 coppie, ma addirittura di 6 o di 7 coppie, perché il Tribunale di Trento, per esempio, erano 2 le coppie che avevano fatto questo ricorso. Noi non sappiamo cosa deciderà la Corte Costituzionale, ma già riteniamo che rispetto all'immobilismo, alla vergogna di questa classe politica, all'immobilismo totale di cui non si preoccupa minimamente dei diritti di queste persone, ci auguriamo che già questo sia un grande passo avanti. Speriamo che la Corte Costituzionale ritenga fondati questi ricorsi e dica al Parlamento: è ora che vi diate una mossa. Come ricordava Francesco poco fa, in questo Parlamento da quasi 20 anni sono sotto la polvere decine e decine di proposte di legge, disegni di legge su unioni civili, su matrimonio gay, su omofobia, eppure nulla di queste leggi ancora è stata neanche discussa. L'unica è stata l'omofobia, ma poi abbiamo i nuovi eroi vaticani che ci hanno detto che addirittura era incostituzionale. Appena l'hanno messa in votazione, questo democratico Parlamento ha detto: sì, è vero, questa proposta di legge è incostituzionale. Cioè roba che in qualsiasi altro paese sarebbe stata una barzelletta. In Italia non è una barzelletta, è una faccenda molto seria, e quindi vi invito a sostenere, per questi motivi, per queste ingiustizie, per questa assurdità, per questa vergogna, per la vergogna che rappresenta oggi l'Italia rispetto ai suoi cittadini, vi chiedo veramente di sostenerci, aiutarci, aiutate Francesco Emanuele, aiutate la campagna di affermazione civile, aiutate certi diritti, aiutate tutte le coppie che chiedono il riconoscimento dei propri diritti. Vi ringrazio davvero per essere qui oggi. Do adesso la parola a Donatella Poretti, senatrice radicale.